Benvenute e benvenuti amici e amiche di Ricette, Rimedi Divini. Oggi voglio parlare di un problema importante, il pellet è alle stelle. I prezzi stanno triplicandosi, quadruplicandosi. Io ho avuto la fortuna di comprarli in un periodo in cui il prezzo era ancora accessibile, però oggi voglio scoprire con voi se c'è la possibilità di miscelare il nostro pellet con qualche altro prodotto a costo zero, magari materiale di riciclo, oppure se si può miscelare con qualcosa che costi un po' meno del pellet. Chiaramente sono solo dei consigli, dipende dalla vostra stufa, dipende dalla garanzia, dipende da tanti fattori, dai parametri che comunque potrete ricercare online, ma andiamo a vedere come poter risparmiare miscelando il nostro pellet con altri prodotti dopo la sigla. Cosa possiamo fare per ammortizzare i costi del pellet nella nostra casa? Sapete benissimo, vi ho già detto che il pellet è arrivato a costi esorbitanti. Io ho avuto la fortuna di acquistarlo in tempi non sospetti, quindi l'ho comprato tra giugno e fine giugno, inizio di luglio, e l'ho pagato 5 euro a sacco da 12 kg. Non è un pellet purissimo, ma va più che bene per la mia stufa. L'ho già testato durante l'inverno scorso e poi vabbè, ci sono stati aumenti repentini da un giorno all'altro. Non l'ho comprato più. Ho fatto un carico, dovrebbe bastarmi per tutto l'inverno, ma mi manca qualcosina per arrivare a inizio primavera, quando il pellet comunque servirà comunque a scaldare la mia casa e i termosifoni. Come avete visto nei precedenti video, vi faccio vedere, vi mostro anche la stufa con cui brucio il mio pellet, una stufa economica acquistata da Amazon, fantastica, ad un prezzo eccezionale. Vi linkerò tutto in descrizione. Finché trovo anche del pellet in offerta, ve lo metterò tutto in descrizione. Acquistabile da Amazon. Ma partiamo subito al succo del discorso. Quello che ci interessa di più è capire come poter diluire il nostro pellet per risparmiare sulla bolletta. Io vi dirò 4-5 metodi e vi dirò più o meno le percentuali che potete utilizzare diluendo il vostro pellet per risparmiare un po' di soldoni. La prima cosa importante e qualitativamente valida e che costa anche meno è la granaglia o il mais intero, che costa ancora meno. Vi dico indicativamente, la granaglia costa dai 12 ai 15 euro, gli aumenti ci sono stati, per 25 kg, e con la granaglia possiamo sostituire il pellet, miscelarlo al 40-50%. Partiamo da un 30 fino ad arrivare a un 50, a seconda delle potenzialità della vostra stufa. Col mais vale la stessa cosa, non vi preoccupate, non usciranno i popcorn, ma il mais è molto molto efficace. C'è chi addirittura lo usa al 100%, servendosi del pellet solo nella fase di accensione della stufa. Io vi consiglio comunque, in ogni caso, di utilizzare il prodotto diluito almeno al 50-40%. Tutti questi sono consigli, dipende dal vostro tipo di stufa. Se avete una stufa a pellet di ultima generazione e soprattutto nuova, mi raccomando, se utilizzate altri tipi di combustibili che non siano il pellet regolamentare, incorrerete nella perdita di garanzia da parte del vostro produttore. Poi le stufe nuove sono tarate in una maniera particolare, voi trovate le tabelle su internet per ritararle, per utilizzare altri tipi di combustibile, che sia il nocciolino, che sia il mais o qualcos'altro. Detto questo, questi sono solo consigli. Se vi si rompe la stufa, sono affari vostri, mi raccomando. Chiedete sempre al vostro tecnico di fiducia se
soprattutto consultatevi con lui per bruciare altro tipo materiale che non sia il pellet. Mi raccomando, questo non finirò mai di dirlo. Detto questo, c'è un'altra cosa da dire: le stufe più vecchie lavorano meglio, molto 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 meglio. L'alternativa per eccellenza al pellet o diluito o da solo sarebbe il nocciolino. Bisognerebbe fare una piccola modifica al braciere della stufa, e il nocciolino sta aumentando di costo anche quello, perché chi non ha la fortuna di avere un frantoio vicino oppure un'azienda che lo produce nelle vicinanze troverà degli aumenti spropositati anche sul nocciolino. Seconda cosa che non vi aspetterete: ci producono anche il pellet. Andate a googolare, lo troverete su Google, il pellet di caffè. Viene fatto dalle cialde del caffè, quindi viene fatto da quelle dagli scarti del caffè, o da quelli industriali, o da quelli dei bar ad esempio, o da quelli casalinghi. C'è questa azienda che ritira la posa del caffè o le cialde e lo trasforma in pellet, essiccandolo e comprimendolo. In pratica è come se noi prendessimo questa cialda, in questo momento è asciutta, è già bella compatta, vi basterà in qualche maniera sbriciolarla all'interno della vostra stufa, miscelandola non più del 20%, 10-20% con il vostro pellet, mi raccomando, e avrete un'alternativa ecologica, perché altrimenti questo sarebbe uno scarto da buttare nell'umido o nel giardino. Altra cosa importante che io tutto l'anno accumulo, faccio dei bustoni perché mi dispiace bruciarli, sono le bucce, ad esempio bucce di, chiaramente bisogna cercare di romperle, farle più piccole. Queste sono bucce di noci, ma vanno bene le bucce delle nocciole, vanno bene le bucce delle arachidi. Chiaramente hanno un potere calorico veramente basso, tranne quelle delle nocciole e delle noci, che sono un po' più alte, tipo quelle degli arachidi bruciano molto in fretta, però vi aiuteranno in qualche maniera a bruciare meglio il vostro pellet e a riscaldare in parte la casa. Quindi conservatele, perché possono essere utili. L'unica cosa, state attenti a sbriciolarle il più possibile, perché non intasino la stufa. Ultima sono i noccioli di tutta la frutta, la verdura, hanno un alto potere calorifero, di tutta la frutta, o come in questo caso delle olive, chiaramente senza la polpa, hanno un alto potere calorifero e vanno bene se sono di piccole dimensioni, potete buttarli tranquillamente nella vostra stufa. Quindi abbiamo la stufa in funzione, pellet a pieno carico, e possiamo tranquillamente utilizzare il caffè, le bucce, vedete? Chiaramente nelle quantità indicate, mi raccomando, le bucce di nocciola o di noci, e andremo semplicemente a miscelare con le mani. Occhio, perché questi pezzi troppo grossi potrebbero intasare la vostra stufa. La stufa, come potete vedere, è accesa e funzionante. Abbiamo già preparato il nostro mix al 20% di tutto quello che vi ho mostrato. Adesso andremo a vedere se realmente accetta il materiale. Faremo una cosa che non si dovrebbe mai fare, ovvero aprire lo sportello della stufa quando è in funzione. Quindi non fatelo a casa, è solo a scopo dimostrativo, e andremo a vedere se la materia prima che vi ho detto brucia realmente oppure no. Diminuiamo un po' la potenza della stufa, apriamo un po' lo sportello, vedete la fiamma cala, è normale, e andremo a provare con il caffè. Quindi appoggiamo il caffè e richiudiamo la stufa. Abbiamo messo due cialde intere.
quindi praticamente tutto il caffè. Guardate, questo è intero, chiaramente noi lo metteremo spezzettato o pellettato, che è ancora meglio. Guardate come brucia. Un'altra cosa che mi chiedete è: ma il mais brucia realmente? E adesso ve lo mostro. Mi raccomando, ripetete l'esperimento a casa. Mettiamo quasi tutto mais, apriamo lo sportello, nel frattempo sta bruciando il caffè, si sente anche un ottimo odore, e andremo a mettere il mais. Chiudiamo lo sportello e vediamo, il mais brucia? Quindi è quasi tutto mais con pochissimo pelle, guardate. E ha un potere calorifero maggiore di quello del pellet, il mais. Questo è quello che dicono molti blog su internet. Vedete come brucia bene? Il mais, abbiamo detto, un costo di 12-15 euro spezzettato, 10-12 euro intero, mais per consumo animale, chiaramente. Guardate come brucia bene. Guardate che bella fiamma. Nel frattempo il mais si sta ancora bruciando, devo dire la verità, ho visto qualche piccolissimo popcorn formarsi, ma si brucia immediatamente senza scoppiettare nell'ambiente. Adesso andremo a testare i gusci, sono sicurissimo al 1000x1000 che faranno una bella fiamma e bruceranno molto 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 bene. Andiamo ad aggiungerli in abbondanza, vedete? Aspettiamo un po'. Ne ho messi forse un po' troppi, però guardate che potere calorifero. E con questo si conclude tutto ciò che avevamo da dirci sulla stufa. Se vi è piaciuto il video, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube. Mi raccomando, ci vediamo, commentate il video se avete idee, suggerimenti e quant'altro, e ci vediamo alla prossima puntata.